Cari amici del For Shooters, nella video lezione di oggi andremo a vedere la nuova sentenza della Corte di Cassazione, la sentenza 30192 del 10 settembre 2020, in materia di trasloco di armi ed eventuale confisca delle stesse. Prima di addentrarci nell'analisi di quanto stabilito dai giudici della Suprema Corte, è utile in questa sede riprendere in mano l'argomento del trasloco delle armi, come si suole dire, repetita iuvant. Prima di tutto è utile porre una sostanziale differenziazione sia in base al numero di armi che il soggetto possiede, sia in base al titolo di cui egli è titolare. Nel caso in cui il soggetto sia titolare di un porto d'armi in corso di validità e le armi siano 6 o meno di 6, egli non dovrà dare alcuna comunicazione alle competenti autorità riguardo lo spostamento delle armi. A questo punto si dovrà solo ripresentare entro 72 ore una nuova denuncia in cui si indichi il nuovo luogo di detenzione delle stesse. Nel caso in cui, invece, le armi siano più di 6, sarà necessario comunicare lo spostamento ed il trasferimento ai sensi dell'articolo 34 del TULPS, con il cosiddetto avviso di trasporto armi. Nell'avviso dovranno essere apposti prima di tutto il luogo di partenza ed il luogo di destinazione dello spostamento e le proprie generalità e gli estremi del proprio titolo abilitativo. La comunicazione è indirizzata al questore competente sul territorio da cui partono le armi. Una volta che il questore riceverà la suddetta comunicazione, apporrà sulla medesima un visto e la notificherà all'interessato. Dal 14 settembre 2018 per i titolari di licenze di fabbricazione, vendita o riparazione di armi comuni è entrata in vigore la regola del cosiddetto silenzio assenso, cioè nel caso in cui nelle 48 ore successive all'invio della comunicazione non dovessero esserci eccezioni da parte della questura, il permesso di trasporto si intende accordato. Tale regola non vale però per i privati in alcun modo. I privati dovranno infatti obbligatoriamente attendere che il questore restituisca loro l'avviso di comunicazione vistato. Vediamo ora la sentenza nel concreto. Senza scendere in un'analisi che renderebbe la comprensione della vicenda noiosa ed eccessivamente dispendiosa, possiamo affermare quanto segue. Secondo la Corte di Cassazione, la confisca dell'arma in caso di cambio di luogo di destinazione delle armi, di detenzione dell'arma stessa o delle armi e mancata comunicazione dell'avvenuto cambiamento è sempre obbligatoria. In caso infatti di un'osservanza del disposto dell'articolo 58 del Regio Decreto 6 maggio 1940 numero 635, rientrando la relativa condotta consistente in un'omessa ripetizione della denuncia di armi all'autorità di pubblica sicurezza all'interno dell'articolo 240 secondo comma del Codice Penale, scatta automaticamente la confisca delle stesse. In questo caso è da porre l'attenzione sull'elemento discriminante la vicenda stessa che andrà ad integrare l'inosservanza della prescrizione normativa. La condotta che viene sanzionata non è la mancata comunicazione di trasferimento in sé, quanto la continuazione, sul piano temporale, del trasferimento e l'omissione della relativa nuova denuncia. Questo fatto rientra plenamente nell'articolo 38 del TULPS, rientrando a sua volta nell'ipotesi di quell'articolo 240 del Codice Penale secondo comma, che prevede appunto la confisca delle armi.